libero, piccoletto. Una statua di mio fratello. Ma pensa. Strano, queste rune sono buie. A che serve tutto questo? Non è che un testamento della vanità di mio fratello? È difficile dirlo senza iscrizioni. Ma sembra che gli elfi abbiano costruito questo posto insieme, chiari e scuri. Ciò significa che è stata la loro prima collaborazione nell'arco di generazioni. Ovviamente non significa pace, ma ha lo scopo di un monumento, qualcosa che simboleggia la possibilità di pace. Questa statua è sopravvissuta all'assenza di Freyr, così non è stato per la tregua. I monumenti sono inutili se il loro messaggio viene ignorato. Non ha creato la tregua solo con la diplomazia. Sono stati il suo fare divino, la sua presenza a guarire la terra e seminare la pace. Ma poi se n'è andato. Avrebbe dovuto sapere cosa sarebbe successo. Beh, aveva i suoi motivi. Un imbecille aveva convinto sua sorella a sposare un pazzoide. Dici che i monumenti sono inutili? Perché ripararlo? È stato nascosto per molto tempo. Forse ora può servire come monito. Già, nulla trasmette la storia alla gente come del luminoso marmo scolpito. A quanto pare ora possiamo leggere l'iscrizione. In onore dell'illuminato, possa il suo dono di luce splendere in eterno. Dono di luce. La luce dei cristalli. Ora è nella sabbia. Guardate un po'. Dopotutto il dono di Freyr resiste. O meglio, lo rende presente. Non fai ridere. Ma
anche quando Freyr era qui, la pace era fragile. Un barlume di luce in più nel deserto non è sufficiente affinché sia duratura.